Per la prima volta che un monsignore viene a un evento come questo, sai, ha portato una parola importante, un messaggio importante. Perché? Beh, perché sono stato invitato, primo. Secondo, perché naturalmente il tema era un tema appropriato, in quanto che l'enciclica parla di questo, parla dell'ecologia culturale, e all'interno dell'ecologia culturale sta tutta la scienza dell'edificazione. E parla in senso critico, perché l'illuminismo e la filosofia che ha portato un po' a questa crisi, cioè secondo quale la natura è una specie materiale che possiamo fare quello che vogliamo, invece adesso si riscopre che la natura ha delle sue potenzialità che noi dobbiamo sviluppare e seguire sostenibilmente. E questa è la nuova occasione sulla quale dobbiamo partire. E questa feria è tutta portata su questo e quindi siamo molto contenti. È assolutamente un messaggio moderno, contemporaneo, anche se viene dal passato, lei raccontava prima, Paolo V, insomma ci sono già questi temi, sono lontani ma assolutamente contemporanei. L'Accademia nostra è stata fondata nel 1603. Dal principe di Perugia, ma il leader dell'Accademia è stato Galileo Galilei, sempre abbiamo seguito questa traccia di questo gran leader e quindi, contrariamente a quanto c'è la Vulgata, Galileo ha avuto sempre grande riconoscimento nella Chiesa, mai stato condannato, è sempre stato un leader e perciò abbiamo aperto, il Papa hanno sostenuto quell'Accademia per 400 anni con certe vicende. Insomma. Mi sta piacendo? Sì, adesso il Papa, poi Francesco, ha seguito i dati che le ha proporzionato la scienza, ma fondamentalmente che vengono dall'Accademia, cioè che se noi continuiamo con l'attività umana che utilizza materiale fossile, questo determina un clima che effettivamente va verso un riscaldamento che poi non possiamo controllare.